Ehi ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Wiz come al solito e benvenuti e bentornati qui in questo nuovissimo episodio di FIFA 20 Mobile. Ragazzi, siamo qui in questo super episodio dove andrò a parlare dei nuovi due eventi, ragazzi. Sì, avete capito bene, due nuovi eventi, ragazzoli. Cioè, siamo passati da un periodo in cui la EA non caricava manco un evento e ora ce ne carica due. Ce ne carica due, ragazzi. Anzi, che due e due, ci sono tre eventi in atto, ragazzi. Due eventi, tra cui quello Europa League e quello del ringraziamento e l'evento nel negozio. E la Madonna, ragazzi, ma spolliciate tantissimo per questo episodio, no? Dai, a parte gli scherzi, superiamo i 400 mi piace perché ho finalmente sbloccato la monetizzazione. Tranquilli, non incomincerò a monetizzare questo video qua, ma me la devono ancora accettare e robe varie, bla 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 bla. Almeno riuscirò a guadagnare un pochettino dai video che caricherò qui su YouTube. Vi invito a iscrivervi al mio canale, ad attivare la campanellina, a seguirmi su Twitch e su Instagram. Mi raccomando, trovate il link qui sotto in descrizione. Ok ragazzi, buona visione. Ok, benvenuti ragazzi, come state? Spero davvero tutto bene. Allora, benvenuti qui nel primo evento che è uscito oggi ragazzi. Anzi, il secondo evento, perché il primo è quello che è Europa League, che era già uscito, ma bla 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 bla. Scusatemi tantissimo se oggi non è uscito un video, ma in questi due giorni sto facendo dei colloqui per lavoro, ragazzi, e quindi mi dispiace tanto, ma tranquilli che sia oggi che sia domani usciranno i video, quindi tranquilli. E che video che uscirà domani? Sai, uscirà un super video dove cambierò tutta la difesa della squadra, quindi mi raccomando, non mancate e soprattutto spolliciate. Allora, ringraziamento è una porzione di delizie extra nel nuovo evento ringraziamento. Completa una sfida di partite versus attacco per ottenere giocatori MLS in evidenza e altri premi. Seguici su Twitter per altri aggiornamenti. EA FIFA Mobile. Attenzione, però tranquilli che manca ancora l'ultimo evento, che però per l'appunto quello svendita. Attenzione, bellissimo che ci fa vedere anche che premi ci saranno. Spettacolare ragazzi, GG, che bello. Guardate qui, c'è tutta tutti i giorni, perché durerà da oggi fino al 12 di regola, quindi due giorni, quindi mi sa fino al Cyber Monday, che è lunedì. E che figata, davvero, che figata. Svendita, è un turbinio di valore, una nuovissima svendita. Nel negozio troverai tantissime offerte per tutto il weekend. Controlla il programma qui sopra per vedere quando saranno disponibili le varie offerte e seguici su Twitter per ricevere altri aggiornamenti. Davvero molto molto figo. Peccato che comunque è un evento che per l'appunto si tiene nel negozio, non veniva il nome, scusatemi, e che ovviamente va a, diciamo, in base alle gemme o ai FIFA points, come potete benissimo vedere. Sì. Wow, ma dove è uscito Rush, ragazzi? E la Madonna. Oddio, non c'è nemmeno tante stats. Però porco cane, GG, cavolo. Raga, ma che belva. Vabbè, ormai tutti gli shopponi ce l'avranno. Adesso il gen dei shopponi salirà alle stelle, davvero bellissimo. Fatto sta che a quanto pare bisogna spendere soldi. Bellissimo. Cioè, veramente, che schifo. Anche se vorrei spendere un euro, ma un euro per 100.000 crediti, cosa me ne faccio? Cioè, a parte gli scherzi. Vabbè, no comment. Non mi sta piacendo questo evento, devo essere sincero, non mi sta piacendo. Ma ormai come tutti gli eventi che si trovano nel negozio. Cioè, raga, ok, Smalling 90 della Roma, ok, tutto ciò che volete, anche se comunque ormai i giocatori della Serie A non mi servono più. Perché, ragazzi? Perché in due giorni, anzi in un giorno e mezzo, ho completato la prima campagna di Zidane, quella della Francia, e la seconda campagna, cioè quella della Serie A, ragazzi. Se non mi credete, tranquilli che ve lo faccio vedere. Anzi, in questo episodio andiamo proprio a ritirare il carissimo, e ripeto, il carissimo Sergio Ramos. Ragazzi, è stato veramente molto molto facile, soprattutto grazie ai giocatori che ho avuto dall'ultimo evento Colosseo. Andiamo a ritirare il nostro grandissimo Sergio Ramos 88 di overall. Davvero tanta tanta roba. Per tutti coloro che diranno: Ace, ma io ho già sbloccato il Rio, sto già finendo la terza carriera. Tranquilli, perché nel prossimo video di domani già vedrete, anzi no, nel prossimo video, fra due video, quindi non quel domani, quel di domenica, vedete che avrò già sbloccato il Rio, quindi state tranquilli, non ci vuole niente ragazzi. Perché? Perché lo scoprirete nel video di domani, ore 14, non mancate. Comunque davvero Sergio Ramos, davvero tanta tanta roba. Peccato che abbia contrasti, però non è per niente malaccio ragazzi. No, bello, è da rivalutare.
Nell'80 più, ragazzi, mi è uscito per l'appunto Quadrado, quello che comunque sta nella notifica, che per l'appunto è lui. Beh, 600.000 crediti non mi fanno schifo, ragazzi. GG, davvero niente, niente male. Mi potevano uscire qualsiasi giocatore che facesse schifo, e invece mi è uscito Quadrado. GG, niente, niente male, ragazzi. Vi faccio vedere anche la squadra che ho utilizzato, ragazzi. Diciamo che ho venduto Vardy, in poche parole, ragazzi. Ho venduto Vardy e mi sa che Aubameyang lotterò al posto di Vardy, perché a parere mio Aubameyang è molto più forte di Vardy. L'ho portato 90, perché? Perché mi è servito nella campagna della, nella seconda campagna di diciamo del coso di Zidane. E ovviamente, come potete benissimo vedere dalla squadra dell'Italia, mi sono comprato Insigne con i crediti di Vardy, tranquilli che poi lo vado a rivendere. Muriel l'ho sbloccato nei premi, Simeone l'ho trovato, è stato l'ultimo giocatore che hanno dato in ritardo. Under l'ho dovuto comprare, lo devo vendere. A Samuel l'ho sbloccato, Pulgar l'ho sbloccato, Darmian l'ho sbloccato, Brondovic, De Vrij, ragazzi, l'ho comprato, Nkulu lo trovai molto tempo fa, e Bocchetti l'ho sbloccato, ragazzi, anche Buffon l'ho sbloccato, tutta squadra quasi sbloccata. Ho vinto tranquillamente, anzi, ragazzi, l'ultima partita per Sergio Ramos io l'ho finta al primo colpo, raga. Cioè, per me è stata molto più difficile la partita del Portogallo, cioè la penultima, dove l'ho dovuto fare 5-6 volte, ragazzi. Invece quella, l'ultima contro la Fiorentina, easy. Easy, proprio easy, veramente. Non mi ci è voluto quasi niente, ragazzi. Ditemi quante volte ci avete provato voi, e se l'avete già sbloccato, robe varie. Io mi sono trovato benissimo grazie ad Insigne, ragazzi, perché è una belva. Vi consiglio di comprarlo se avete i crediti, perché è una belva assurda. E non sta nemmeno nella sua posizione, perché se lo metto ovviamente come AS, il potenziamento arriva a 9. E vi faccio vedere le sue stazze. Eccole qua, 109, 110, 196, 94, 4 di piede debole, ragazzi. E che ve lo dico a fare? Che ve lo dico a fare? Allora, poi per quanto riguarda il resto, c'è l'evento MLS, come per l'appunto vi stavo dicendo, è identico all'evento Scream Team, infatti bisogna giocare, solo che qui si gioca con l'energia normale, ragazzi, e questa è la cosa bella, si gioca con l'energia normale. L'unica pecca è che, anzi, no, bugia, anche Lazio gioca con l'energia normale, che stai dicendo? Il problema è che si gioca tot partite, questo è il problema, ragazzi, si gioca tot partite, però la cosa bella è che c'è bisogno di avere la formazione 91 di 95 di GN, ragazzi, bellissimo. La prima è gratuita, ovviamente. La seconda no, non so quanto costerà, ma la seconda non è gratuita. Vediamo che giocatori ci sono. Ci abbiamo Schweinsteiger 96, porco cane, assurdo. Sapete che io ora mi sono reso conto che questi qui erano dei giocatori più alti. A me sembravano degli oro, vi giuro. Mamma mia, mi sono appena reso conto che c'è Howard. Porco cane, 1,91, quindi anche alto lui. Questo sarà davvero molto molto buggato, e so già che me lo ritroverò spesso in versus attacco. Poi ci abbiamo Schweinsteiger. Il problema è che questi qua non vanno, cioè non vanno con intesa con nessuno, perché giocano per l'appunto nell'MLS. Attenzione che c'è Martinez di nuovo, anche lui buggatissimo, attenzione. Adesso gioco nell'Atlanta, o giocava già nell'Atlanta, buono, non ricordo, scusatemi. Diciamo che qui non c'è nessun giocatore buono tranne Rooney, perché essendo inglese è l'unico che, a cui si possa, che, dove si riesce per l'appunto ad ibridare in una squadra. Non è nemmeno male, perché sotto il punto di vista della finalizzazione, cioè il tiri in generale, è davvero una bestia. Per quanto riguarda la velocità, siamo messi abbastanza male, devo essere sincero, è abbastanza male. Poi questi qui sono altri giocatori invece della prima fase. Invece poi nella seconda fase abbiamo un Vela, Ibrahimovic, attenzione, Opara, non so come si legge, scusatemi, Roldan, Vaco, Godoy e Onuowa. Joker, proprio fammi una pippa, riesco a sbagliare i nomi molto peggio di te. Ma a parte gli scherzi, ragazzi, ma delle stats di Brian mi ci va, che sono curioso. Batonna, 111 118 117 114, ragazzi, cioè è tutto tiri lui, ragazzi. E non è messo nemmeno male con dribbling e controllo palla. Sapete che non è un attaccante che faccia schifo, ragazzi, tralasciando per la velocità, non è per niente male a parere mio. Non so perché, ma questo assomiglia a Gozze, ragazzi, non so perché assomiglia a Gozze. Ditemi cosa ne pensate. Trap, perché assomiglia a Gozze? Non lo so, vabbè, che ci possiamo fare, che ci possiamo fare. Fatto sta che io la formazione 95 più non l'ho ancora fatta, la devo fare, ragazzi, la vedete nell'episodio di domani. Domani vedete la squadra totalmente cambiata, ragazzi. Ho sbloccato Courtois, l'avete già visto, ho sbloccato Ramos, ho fatto un paio di acquisti e robe varie, e lo vedrete tutto quanto nell'episodio di domani, quindi mi raccomando, non mancate assolutamente. Ah, vi volevo parlare del tour mondiale. Nel tour mondiale stavo giocando le leggende 2, no? Diciamo che l'ho lasciata stare un po' da parte, mi sono concentrato nella seconda campagna, perché mi serviva Sergio Ramos, no? E qui invece nella leggenda 2, ragazzi, sono arrivato
proprio alla Roma. Ho giocato tipo tre volte al secondo tentativo, ragazzi. Al secondo tentativo stavo sul 2-2 e non vado a prendere il palo al 90esimo, ragazzi. Non vado a prendere il palo al 90esimo, mannaggia la pupazza. Spero di farcela il prima possibile perché, cioè, non perché il Romagnoli mi possa servire, ma potrebbe, ragazzi, potrebbe, perché per la terza campagna sappiamo tutti quanti che abbiamo bisogno di giocatori 90 più, no? E infatti andiamo a vedere. Come potete vedere, ci vuole un giocatore 90 più. La mia squadra è quella che è. Ve la faccio vedere adesso, dovrebbe essere questa, no? Sì, è quella che è. Credo proprio che mi terrò. O porto Lucas Moura a 90, oppure mi dovrò mettere, come si chiama, Insigne al posto suo, che alla fine comunque non è malaccio con le statistiche, anzi è decisamente più forte di lui, anche se è una S, lo so, ragazzi, tranquilli. Diciamo che, sinceramente, l'unica pecca è il fatto che devo portare su Criswell, Keane non è un problema, Mina non sarà un problema, no, forse Mina sarà un problema, e Alexander Arnold, il portiere non sarà un problema perché cambierò i giocatori, ma vedete tutto quanto nell'episodio di domani. Ok ragazzi, ditemi cosa ne pensate dei nuovissimi eventi, della mia nuovissima squadra, del fatto che sono riuscito a sbloccare Sergio Ramos in un battibaleno. Vi iscrivete al canale, mi raccomando, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram e su Twitch, trovate il link in descrizione, e mi raccomando, sporiciate, superiamo i 400 mi piace. Ok ragazzi, ci vediamo domani. Non posso fare altro che salutarvi. Ciao.